Giochiamo contro Batir ungherese. Non so, non riesco a capire se c'è un simbolo al centro di questa bandiera. Esatto. Sì, ma non si vede, a mia discolpa. Sembra la bandiera dell'Ungheria. Ok, giochiamo la terza siciliana diversa nelle tre partite. Questa è la bandiera del Tagikistan, che se non sbaglio ha una piccola stella gialla. Ok, no, non ce la fa vedere. Alfiere C4, ok, questa è una mossa rara. Che naturalmente non può dare grande vantaggio al bianco, però è interessante comunque, non è da prendere alla leggera. E6 penso che sia l'approccio più serio per cercare di spingere in D5 ASAP. Però ok, alfiere G7 va fatto. Penso che siano mosse che possiamo giocare con qualunque ordine. E6, cavallo E7 e poi D5. Ah, questa è l'idea. Carina. Forse devo prima giocare cavallo C6, sono un cretino allora. Ah, che stupido. In realtà non so se sia male o bene sta posizione, potrebbe anche essere qualcosa di molto male, in realtà. Mi sento molto ignorante in questo momento. Ho giocato un po' a caso. Ah, la partita inizia già da mossa 5. Sarà in salita. Sarà in fortissima salita. Perché ora gioco così, tipo C per cavallo per A6, perché cavallo B5 è una mossa che mi fa troppa paura. Tipo una specie di can con l'alfiere in fianchetto che non c'entra nulla. Che ignoranza, ragazzi, madonna. Però non vedo neanche troppe alternative, non so se posso fare D5. Presa presa. Scacco. Cavallo C6. Dovevo giocare cavallo C6 prima di E6 per evitarmi sto sbatti. Vabbè, giochiamola così. Presa presa. Hosnerol, sì, è un'idea un po' telefonata, no? Alfiere B7 che minaccia l'infilata. Ok, lui giocherà torre H4, no? Nella partita di prima. Su YouTube non capiranno niente a questo punto, quindi. ok, C3. Mettiamo il cavallo qua. In realtà non sembra neanche così disperata. C3 è una mossa che forse poteva risparmiarsi. Alfiere B3. Ok, un'altra mossa non troppo aggressiva. Quindi qua mi sento già più tranquillo rispetto a prima. Io tendo a prendermi male abbastanza facilmente se sono sorpreso in apertura. Perché conosco bene la mia preparazione, il mio livello di cultura di aperture è abbastanza imbarazzante. Ho capito, però se la torre non è in quarta, alfiere B7 non sta minacciando l'infilata. Quindi c'è qualcosa che non va. Alfiere 3, arrocchiamo. Ne parliamo dopo, Hosnerol. Ok, F4. Questo è tutto molto logico da parte sua. Lui vuole venirmi a prendere, vuole fare F5 prima o poi. Ma noi ad attacco sul lato
reagiamo al centro con D5. Avrà senso? Non lo so. Ah, ho capito. Ho capito cosa intendi. Ci può stare, ci può stare. Ci può stare, forse. Sì, era una mossa normale. Comunque, dopo la vediamo, magari. Così, a caso. Di Brindisi decide che... che finirà in questo modo. Dai, cerchiamo di accelerare perché abbiamo già usato metà del tempo per le prime 10 mosse. Non è un buon segno. Penso di stare leggermente peggio dopo i 5. E non credo che ci siano troppe alternative da parte sua. Quindi ci giocheremo questa posizione tipo francese in cui prima o poi io dovrò giocare F6. Che è una mossa che mi fa molta paura fin tanto che l'alfiere rimane qua. Però, non so, proveremo a giocare magari E5, cavallo A5, fregargli l'alfiere delle case chiare. Forse sta molto meglio il bianco, non un po' meglio. Perché il problema è che qua su cavallo per D4, alfiere per... cavallo F5, che potrebbe sembrare ottima. Lui mi gioca alfiere C5 e mi si mette... Mi urta i miei spazi, no? Io voglio i miei spazi qua. Mettiamo il cavallo in C4. Cerchiamo di essere fastidiosi anche noi un po'. Cavallo D2 la può fare... Alfiere D7, magari alfiere B5. Questo sarebbe un giro che ci piace. Alfiere in D7 è il nostro più grosso problema in questa struttura tipo francese, no? Grande Alefrau, dacci una recensione. Ti è piaciuto? È stato utile? Dai una recensione anche negativa, cioè ti voglio bello sincero, nel senso, caricheremo questo video su YouTube, quindi anche hai il potere di farmi fare una figuraccia atomica, quindi... ok, torre F3. Torre F3, ok, vuole venirmi a prendere, giustamente... Vuole proprio venire con la clava. Con la clava. Alfiere B5. Paura di niente. Cavallo per B5. Sono solo che contento. Mi sono liberato di questo per questo che è fortissimo. Jer Scott costa... mi pare... 70. 80 euro, ma ok, non lo so, c'è stata la promozione a 50 fino a Natale, se non sbaglio, fino a Capodanno. 2 milioni e 30 centesimi, quanto entrare nello spogliatoio di Messi e Cristiano Ronaldo. Eccolo qua, 69,90. 2 milioni del vecchio conio. Alfiere C2. Ok, effettivamente questa è una mossa fastidiosa, perché adesso il mio alfiere in B5 sembra un po' scemo. Ma ce lo faremo piacere. Cambiamo qualche pezzo, va? Anche... Forse... Ok, ora sono contento di mangiare di pedone, perché adesso il mio alfiere può avere nuova vita. Oh, dai. Adesso la mia posizione inizia un po' ad avere un senso, diciamo. A non essere
brutta e basta. Di base. Ok, è così brutto se cambio tutto qua. Pierre c6, presa. Secondo me non è così brutta questa posizione. Dopo la colonna B, è vero che questa è una schifezza. Però la colonna B è pedoni sul bianco. E poi forse posso mangiare di B con... Cioè, se ad esempio mangia di cavallo. Ecco, secondo me è meglio se mangia di alfiere qua. Non lo so. Lasciamo a lui i problemi. Io gioco alfiere C6, poi decida lui come mangiare. Però, se mangia di cavallo... Che la mia idea era mangiare di B qua per avere il cavallo di 5 forte. Ed è un'idea che ci sta, secondo me. Perché io mangio di B qua? E la mia idea è che... Allora, all'inizio ero un po' preoccupato perché questo rimane qui e mi attacca C6, quindi cavallo di 5 è un po' più difficile. Però io ho C5 adesso. Glielo caccio. Un po' pericolosetta. Perché dopo C5 rimane in presa. Però faccio donna D3. Incasiniamo, dai, incasiniamo. Tanto 3 minuti e 20, perderò di tempo pure questa. Cavallo C2, donna D3. Parkour. Donna F2, che mossa. Donna F2, bravo. Bravo, bravo, bravo. Bravo lui. Donna F2, questa mi è completamente scappata. E adesso... Adesso è grigia, eh. E adesso è molto grigia, perché adesso minaccia il fiere per attaccandomi la donna. Ho fatto un errore da pollo. A dare per scontato che lui dovesse... fare delle cose che non doveva fare per forza. Quindi... Qua il vantaggio del bianco non si discute. Non si discute. Mi sono preso dei rischi... huge. E la paghiamo, la paghiamo. Donna di 5. Speriamo di... In qualche modo di... Che lui se la incasini da solo. Ah, ok, però speravo di poter mangiare C2, no? Mangio C2. Cambio delle donne. C per D3. Alfiere per C5. D per C2. Alfiere per E7. E ho detto, boh, storte dritto. Non lo so, magari è persa anche quella, per carità, può essere. Romualdo è una persona di cui ci può fidare, quindi non lo so. Questo è un pedone in meno, ma non è solo un pedone in meno. C'è anche D6 debolissimo, nel fiere in G7 non è brillante. Andiamo a tirar pacchi. Ok, dai, mettiamoci in modalità un po' seria. Adesso che abbiamo la posizione persa. Questa la voglio... Ne ho perse troppe sta live. Ne ho già perse 2-3. Sto facendo una figuraccia. E quindi... Ok. Questa è una mossa che... Che è un po' strana, perché... Una mossa così concreta ha senso soltanto se c'è qualcosa di veloce adesso, però non vedo niente. Se riesco a conquistarmi la colonna D, mettermi così, potrei anche sognare. Tra l'altro ora minaccio a 5. Il cavallo deve andare in C2 e perde B2.
Oh, ecco il nostro uomo che inizia a perdere dei colpi. Batir, batir. Cavallo C2, alfiere F8 e lo ricicliamo qua. Ma questo è un sogno. Se guardiamo la posizione 6-7 mosse fa, questo è un miracolo scacchistico. Re H1. Va bene. Continuiamo a migliorare i pezzi. Ora cavallo D4. Non so, se no sembra abbastanza pericolosa questa irruzione se non gioca cavallo D4. Però comunque ne siamo usciti brillantemente qua dopo alfiere C5. Alfiere C5, torre D1. Ok, questi non sono abbastanza, però... Non so, una donna E4. Una donna B6. Su donna B6 cosa fa, ad esempio? Su donna E4 forse può inventarsi qualcosa di strano, ma su donna B6... Io mi riprendo questo. E andiamo a bere per festeggiare qua già. Quindi, donna B6. Forse gli torna in mente di volerti dare matto. Di volermi dar matto. Il fattore H3 qua. Presa, presa, presa. Ma forse qua il nero sta meglio. Perché alla fine entro e controllo l'unica colonna aperta. Un discreto vantaggio di spazio sul lato di donna. Non prendo più matto sul lato di re. Abbiamo anche più tempo. Bellissimo, bellissimo. Ciao Andrea, benvenuto. Ma questa la vinciamo di tempo. Sotto il minuto. Poi psicologicamente deve essere tostissima. Perché lui sapeva benissimo di stare molto meglio prima. E si è perso. Non so cosa si sia perso. Si è perso in un bicchiere d'acqua. Ok, se cambio tutto qua, alla fine posso mangiare B2 e becco un perpetuo grande come una casa qua su queste tre case qui. Quindi. Facciamo la torre D3, pacifica. Ci creiamo questo forte pedone. Avanzato in D3 se decide di mangiare, altrimenti arriva donna D4. Centralization A5, A4. No, dai, questo è un vantaggio grande qua, eh. Grande, grande, grande. A5, A4 con calma, poi magari anche A3. Su donna C2 minaccia questo. Non vorrei fare... Ah, pensavo fosse più facile qua. Ok, proviamo a fare donna D5 intanto. Minaccia H3. Forse donna per C4 comunque. Ok, probabilmente non se n'è neanche accorto di torre per H3. Qua non mi sono tanto piaciuto, eh. Non ci siamo piaciuti per niente. Bisogna rubare sto finale. Che palle. Che palle. 25 secondi. Ma io sono super confident nelle mie possibilità. Nelle mie abilità di finalista nato proprio. Nato. E torre F3 deve fare. Che proviamo a giocare G5. Movimentiamola.
Ma ho più chance qua, secondo me. Ok, ora forse il finale è vinto. Dopo Repari 5. No, aspetta che... A far pre-move. Ok. Probabilmente la connessione internet in Tagikistan non è proprio il top. Però sto finale vinto, chiaramente, no? Questo me lo vado a mangiare. Torre in B4, ok. Quindi l'abbiamo sfangata. L'unica cosa che... di cui non sono troppo contento è tipo qua. Cosa è appena successo? C'è qualcuno che ha riscattato qualcosa. Ma non sono capace. Allora, datemi un secondo che mi sta chiamando anche Bebo e torniamo subito.